Salve a tutti. Si è rivelata sostanzialmente un nulla di fatto la riunione tenutasi negli scorsi giorni tra il Ministero e le organizzazioni sindacali per analizzare le criticità delle operazioni di immissione in ruolo e di conferimento degli incarichi annuali causate dall'algoritmo così come è stato tarato dal Ministero. Sono diverse centinaia infatti le segnalazioni in tutta Italia di errori anche clamorosi nelle operazioni di conferimento degli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche dalle graduatorie provinciali per le supplenze e hanno determinato questi errori delle situazioni di grandissimo disagio a carico di docenti che in alcuni casi sono stati assegnati su cattedre fantasma, quindi effettivamente inesistenti nell'organico delle scuole di destinazione. In altri casi moltissimi docenti si sono visti scavalcati nell'assegnazione dell'incarico da altri che li seguivano con punteggi anche di gran lunga inferiori in graduatoria, per non parlare del caso dei docenti riservisti che, seppur senza titolo di sostegno, hanno ottenuto l'incarico annuale in danno di docenti specializzati. Ripeto, sono diverse centinaia di casi e spesso anche diversi gli uni dagli altri. Il problema è che il Ministero, in occasione di questo incontro tenuto con le organizzazioni sindacali, ha ragionato soltanto in prospettiva, cioè analizzare queste criticità in vista del prossimo anno scolastico. Sostanzialmente, per quest'anno scolastico, le cose, secondo il Ministero, dovrebbero restare così come sono andate. In realtà, i danni sono piuttosto gravi per i docenti che sono stati scavalcati nel conferimento delle supplenze e sono rimasti privi di incarico o hanno ottenuto un incarico per un numero di ore inferiore rispetto a quello cui avrebbero avuto diritto. A questo punto, cosa fare? Il rimedio probabilmente nella stragrande maggioranza dei casi è vincolato, ossia agire legalmente nei confronti del Ministero per rivendicare ciò che l'algoritmo ha negato a chi era legittimamente collocato in graduatorie. Naturalmente saranno da valutare caso per caso le singole situazioni in base all'effettivo punteggio posseduto in graduatoria e in base alle preferenze espresse in domanda. Sappiamo che il sistema dell'OM 112 riguardante le rinunce alle preferenze, un sistema ghigliottina che ha impedito ai docenti che non hanno espresso tutte le tipologie di cattedra o tutte le sedi in domanda, gli ha impedito di essere convocati nelle operazioni successive per gli ulteriori posti disponibili. Quindi vedremo come si evolverà questo contenzioso, ma sicuramente sarà un autunno caldo per i docenti. Arrivederci a tutti.